Ci si aspettava una grande gara oggi al Comunale di Bergamo fra un'Atalanta reduce da 3 vittorie consecutive ed un Parma smanioso di dimostrare d'aver ritrovato la marcia vincente e la squadra di Scala ha centrato l'obiettivo. Atalanta e Parma hanno dato vita ad una partita dal copione avvincente e grintoso. Giorgi, privo di Cornacchia, squalificato, schiera Stromberg libero, Porrini su Brolin, Bigliardi su Melli e il rientrante Caniggia a far coppia in attacco con Bianchetti. Scala, con Minotti libero, Osio e il positivo Zoratto a centrocampo, può riproporre Melli, il cui ritorno al gol è indispensabile per far ritrovare al Parma l'identità vincente. Alessandro Melli è infatti l'Enel della squadra emiliana. Quando il suo contatore è scarico, in attacco si spegne la luce. E Melli oggi non si fa pregare. Dopo essere stato afflitto per tutta la settimana da un fastidioso mal di denti, si toglie il pensiero ed il dolore andando in gol su assist di Brolin, dopo essere stato lasciato colpevolmente libero dai difensori neroazzurri. 1-0 per il Parma. La squadra di Scala, schierata molto bene in campo, legittima il suo vantaggio esprimendo un gioco veloce e ispirato. L'Atalanta però non si arrende, si butta in avanti e riesce a rendersi pericolosa prima con Caniggia e poi grazie al duello tutto brasiliano fra Bianchetti e il portiere del Parma, Tafareu. Ma Caniggia è in giornata no e la manovra dei bergamaschi risulta frenetica e troppo nervosa. Nel secondo tempo Giorgi tenta la carta Piovanelli al suo esordio stagionale con la maglia neroazzurra. Le ultime fasi della gara sono vietate ai deboli di cuore. L'Atalanta tenta in tutti i modi di pervenire al pareggio. Perrone dà anche i numeri, ma gli uomini di Giorgi trovano sulla loro strada un Tafareu davvero superlativo. E nella foga ci rimette anche Bianchetti, espulso dall'arbitro Rosica per una brutta entrata su Minotti. Così il risultato non cambia, anche se Bigliardi ha qualcosa da recriminare per un fallo subito in area negli ultimi minuti. Ma sicuramente la palla si era impennata, era abbastanza alta, potevo staccare, perlomeno appoggiarla qualche mio compagno di squadra. Mi sembra che Minotti si sia appoggiato in modo plateale su di me, però l'arbitro era a due passi, ritenuto di lasciar perdere. Speriamo che la prossima volta fischi un rigore. Così l'Atalanta deve registrare un brusco stop alla sua serie positiva e cedere il passo alla squadra di Scala, alla sua prima vittoria in trasferta in questo campionato, la prima in assoluto della sua storia a Bergamo, e con tanta voglia di tornare protagonista. Nevio Scala, una vittoria storica per il Parma, un Parma che nel primo tempo ha giocato direi in un modo veramente fantastico. Qualcuno dice che si rivede davvero il Parma dell'anno scorso, un Parma vincente, lei è d'accordo? Sì, veramente. È la prima persona che dice le cose seriamente, che dice la verità. In effetti il Parma ha giocato un primo tempo di notevole qualità. Ho rivisto un Parma antico e quindi in panchina mi sono veramente divertito. La coppia brasiliana, nemici in campo ma amici dopo la partita, questo è bello. Bello per loro, per noi è un disastro, no? Sempre a casa la nostra squadra non fa una grande gara, ma pazienza, aspettiamo la prossima.